Avete visto, e non tutti, i dipinti del primo tempo che hanno un soggetto coerente e quasi unico, c'è sempre ragazzi, ragazzi in quelle posizioni provocatorie, tanto che una parte della critica ha molto insistito sulla ipotesi di un Caravaggio omosessuale. Dai documenti non risulta così chiaro, ma che fosse bisessuale è abbastanza probabile, che certamente lui corrispondesse con quelle immagini a una clientela che viveva una situazione di sessualità molto ambigua o molto nascosta e che quindi poi mostrasse la pompa al mondo, ma i pompini invece in casa, e che è poi quello che diceva Pasolini. Da questo punto di vista, quegli ammiccamenti sono così espliciti che le scelte e i personaggi pasoliniani ne diventano quasi una conferma, e probabilmente proprio questa somiglianza di personalità e di vita maledetta e di doppia vita e di arte insieme, piacere e sesso sfrenati, hanno consentito una rivalutazione di Caravaggio nel secondo Novecento attraverso la legittimazione che conquistava, nonostante i tanti processi, Pasolini. Quindi le due personalità nella seconda metà del Novecento convivono nel crescere rispetto all'opinione pubblica fino a essere l'uno e l'altro due miti assoluti. In realtà Caravaggio non era in quel momento estraneo anche alla possibilità di soggetti religiosi. Uno di questi è forse la sua primissima opera, è questa Fuga in Egitto, che sta a Roma, quindi anch'essa non è a Milano, ma esiste l'ipotesi, visto il paesaggio meraviglioso, che qui si vede un po' scuro, ma che richiama il Po, richiama gli argini, richiama la nebbia, richiama i luoghi da cui lui veniva, che l'avesse dipinto nel nord e poi portato come esempio delle sue capacità, vista la qualità altissima del dipinto, a Roma. L'altra ipotesi, prustiana per così dire, è che l'abbia dipinto a Roma ricordando i luoghi dove non sarebbe mai più tornato, perché una volta che è a Roma lui prosegue verso sud, arriva fino a Malta, ma non torna più indietro. Quindi questo dipinto potrebbe essere, anche se molto presto, il segnale di una nostalgia dei luoghi amati delle proprie terre. Da parte di ognuno di noi, da Fellini anche a me, sente un richiamo, stando a Roma, delle cose padane, dei luoghi padani, del Po, del fiume, del Delta. È inevitabile, come forse ognuno, dovunque sia nato, sente il ritorno alle proprie radici. E qui si sente perfettamente che lui non è un pittore di Roma, ma è un pittore padano. Così come quando uno vede Pasolini, Fellini a Roma, sente che è di Rimini. Ecco, serve questo per dire che il dipinto è uno dei punti di partenza del versante non della libertà di pittura di genere con i ragazzi che avete visto, ma di pittura sacra, che sarà una delle testimonianze più importanti nelle scelte generali del pittore e nelle richieste della committenza. Sicuramente questa è una committenza privata, ma comunque sia e dovunque sia stato dipinto, l'opera non poteva che essere per un committente privato, non per una chiesa, perché è talmente eversivo quello che lui racconta, come fra un attimo diremo, che basta vedere come per 300 anni, e teniamo conto anche degli altri 800 di arte bizantina, il tema della fuga in Egitto fosse rappresentato in modo univoco e stabile. Lo vediamo qua. Questo è Giotto agli Scrovegni, all'inizio del 300, 1303-1304, con la Madonna come una regina in maestà sull'asino, che è la figura dominante, protagonista, con l'accentuazione della montagna, seppure sintetizzata, che serve per dire questo è il centro, è al centro ed è il centro. Il resto è molto interessante perché questo primo pittore moderno, veramente moderno, che è Giotto, racconta episodi di vita e quindi racconta di un San Giuseppe che procede guidando tristemente il corteo con un fiasco di vino, quell'altro dietro con una forma di formaggio che lo accompagna e gli altri due che parlottano come facendo un po' di pettegolezzi, ma c'è la verità di una rappresentazione di come è la psicologia dell'uomo, al di là della ritrattistica e della veridicità dei volti. L'angelo in questo percorso non può che stare in cielo, che è lo spazio suo, e indica la strada. Vediamo 200 anni dopo, più di 200 anni dopo, cosa fa un grande pittore di cui tutti voi avete dimenticato l'esistenza perché gli è capitato un incidente mortale, tecnicamente immortale. È ancora uguale. L'asino con la Madonna bellissima vestita di questo damasco straordinario, San Giuseppe, che chi me l'ha fatto fare, porta l'asino, e costantemente, quindi questo è il ruolo del marito. E il paesaggio bellissimo che viene da Giorgione, il pittore
Se voi questa sera volete invitare a cena una ragazza di, diciamo, 30 anni, 25 anni, 28 anni, 22 anni, 18 anni, potete essere certi che quando sarete a tavola al nome Carpaccio, lei dirà trattarsi di un piatto di carne cruda tagliata sottile con un po' di limone e un po' di olio. E poi basta. Così in tutto il mondo, dall'Australia alla Cina, per la fortuna formidabile che ha avuto questo piatto. Per trovarne una che sappia da dove viene questo nome, deve avere non meno di 55 anni. Una certa deve farlo. Se ha 55 anni, ha sentito parlare di una cosa che accadde nel 62, quando fu fatta la mostra di un meraviglioso pittore antico e veneziano che si chiama Vittore Carpaccio, il quale è un vero genio, ma genio come lui era il proprietario dell'Aris Bar, Giuseppe Cipriani, che dava il nome di questi pittori esposti a Venezia, in Palazzo Ducale, a dei cibi o a delle bevande. Nasce così il Bellini, che per metà dell'umanità, oltre ad essere musicista, è un pittore, ma è soprattutto una bevanda di spremuta di pesca con un po' di vino cartizze o vino frizzante. Quindi il pittore Bellini ha perso un po', ma Carpaccio è stato mangiato dal piatto, ucciso. Non si sa più neanche chi sia. Il Carpaccio è solo il Carpaccio. Un colpo di scena. Naturalmente questo è accaduto anche per altri artisti. Morandi spesso è confuso con Gianni. Antonio Ligabue spesso è confuso con Luciano Ligabue. Ma corre dei rischi anche Tiziano. No. Io una notte vado a preparare una mostra a Miradolo e vedo dei ragazzi che vengono verso le 2 di notte con la pizza, dicono, facciamo un selfie, fuor capra, guarda. Dico, ragazzi, domani venite a vedere Tiziano. Ah sì, certo, chi? Tiziano Ferro? E ho capito che anche per Tiziano sono tempi difficili. Questo è un dato. Comunque, Carpaccio lo vedete rinascere davanti a voi. Il sindaco di Viterbo ha più di 50 anni, quindi lo sapeva, ma probabilmente qualche suo giovane assessore conosceva solo il piatto. Non è colpa di nessuno, è possibile. Io vi riporto l'attenzione a questo meraviglioso genio e anche vi mostro, come vedete, il colorino della veste, è un po' sbagliata la riproduzione, è un rosso salmone, un rosso, è il colore da cui nasce il nome appunto del piatto. Ma andiamo avanti, e nel 1540 un altro pittore che ha un destino simile a quello di Caravaggio, perché Caravaggio è talmente grande che meritava di chiamarsi Michelangelo, ma il nome era stato già occupato da Buonarroti e lui si limita a prendere quello del luogo dove sono nati i suoi genitori, cioè Caravaggio. Tanto fa questo che si chiama Jacopo dal Ponte, perché è nato vicino al ponte di Bassano, ma prende il nome della sua città, Jacopo Bassano. Ancora più arcaico di Carpaccio, ha una ripresa quasi della semplicità di Giotto. Vedete la bellissima Madonna con il bambino in braccio, regale, l'albero invece della montagna per dire che quella è l'emergenza, i due dietro un po' tra cagnotti che portano pesce, il San Giuseppe che dice che non ha fatto l'asino, e il suo accompagnatore che è un bellissimo ragazzo che sicuramente Caravaggio ha visto, è un ragazzo che potrebbe essere quasi uno spunto per i ragazzi di vita, che porta quella botticella. Quindi avete visto come la composizione si riproduce per circa 300 anni e anche col prima, partendo, dicevo, dal mondo bizantino, identica. Arriva Caravaggio, guardiamo cosa diventa. Non c'è più niente al suo posto. La Madonna, che era sveglia, protagonista e regina, è in secondo piano e dorme, col braccio abbandonato. L'angelo, invece di stare in cielo, sta in primo piano, diventa protagonista e mostra il suo retro, a metà strada fra Belè e Utrans, in primo piano, con delle ali, un ragazzo di vita pronto che suona. San Giuseppe diventa protagonista e finalmente dice, mi vendico della Madonna. Sono qua. È il corno di San Giuseppe. Qualunque altra interpretazione che qualcuno vi racconti, come fanno spesso i preti, è una balla. È chiaro che è questa. Lui dice, fai di me quello che vuoi. È lì. E gode a vedere la meraviglia dell'angelo. In queste gambe bellissime, in questo protagonismo dell'angelo, c'è una sensualità che fa dimenticare il soggetto. È chiaro che lui lavora per un privato esaltando la bellezza del giovinetto. La Madonna meravigliosa dorme ma non è consapevole e intanto San Giuseppe dice finalmente posso fare i cazzi miei. È talmente chiaro che solo un genio poteva inventare. Per far capire la sua disponibilità interiore, il particolare in alto ci mostra quella
condizione psicologica di un ragazzo adolescente, quando un po' imbranato tiene i piedini così perché è davanti a questa meraviglia di ragazza, e lui, eccolo lì, con i piedini identico a Bondi quando vedeva Berlusconi. Uguale. Stessa proiezione, dice, fai di me quello che vuoi. Capite? Tutto questo c'è un racconto a gradaggio con delle intuizioni, in dettagli senza precedenti. E quindi apre così la corsa della sua pittura religiosa. Ma nel procedere di questo suo maturare verso quella pittura della realtà che prima ho ricordato, lui ha dei modelli che non sono i modelli prevedibili, tantomeno toscani, ma neanche Tiziano e neanche Tintoretto, che pure lui conosce, ma soprattutto i pittori che avevano una dimensione psicologica più fragile o anche più volta a un sentimento del vero, che sono pittori bresciani e bergamaschi come il veneto Lorenzo Lotto, che se ne va a un certo punto verso Bergamo e lascia questo dipinto che vedete qui, dove c'è un San Giuseppe pressoché identico, lo vedete. Da quell'immagine di San Giuseppe deriva una come dire, presenza umana di assoluta verità, che è quella che lui trasporta atteggiandolo a Leggio nella figura di San Giuseppe. Il bambino alza le braccia verso la Madonna, c'è una condizione quasi domestica di verità delle cose, e c'è un elemento devoto importante per questo artista molto sensibile e molto religioso, che è quello che fa dire al suo nemico Tiziano, che dominava Venezia e lui è costretto ad andarsene perché non trovava mercato, una formula piuttosto imperiosa di Pietro Retino, che era un altro toscano amico di Tiziano, che ne sosteneva l'impresa ai tempi in cui Tiziano lavorava per Carlo V. E allora scrivono a Lotto: Lotto, come la bontà buono, come la bontà buona, come la virtù virtuoso, benché la vostra pittura non sia di grande interesse, siete un uomo pieno di devozione. Era un modo di sotterlo. La devozione però non la nasconde, perché anche se lo vedete male, là dietro, sopra la testa di San Giuseppe, c'è un crocifisso. Mi sembra interessante che nella nostra grande tradizione pittorica il crocifisso rimanga e ci sia anche quando il bambino è piccolo, il quale fa gli scongiuri, ma quello è il suo destino. Nulla di peggio di quelle teste di cazzo di presidi che hanno pensato di togliere il crocifisso per non disturbare la sensibilità dei musulmani, i quali crocifiggono ancora la gente ma non vogliono vedere il crocifisso, che non è su un trono e non rappresenta la nostra fede soltanto per quelli che ce l'hanno, ma una grande civiltà, la civiltà cristiana, che non dobbiamo in alcun modo far piegare la testa perché qualcuno dice no, ma io soffro, soffri col cazzo, brutto stronzo cornuto. Bravo! Mi fa male vedere il Cristo, ma che mi fa male? E lui lo mette lì addirittura contro ogni provocazione di quelli che pensano di essere laici, e si è visto con laicismo come si vede, poiché quelli fanno qualunque cosa e noi dobbiamo far finta di essere tolleranti. Ora, una grande tradizione artistica indica il crocifisso come patrimonio di una sensibilità culturale prima che religiosa, e una volta, volevo dirlo alla Gelmini ma temevo che non capisse, quando ho tolto il primo crocifisso, dico, basterebbe mettere il Cristo morto di Mantegna. Voglio vedere quale preside toglie il Cristo morto di Mantegna, perché non sarebbe un modo per dissociarsi dalla nostra religione, ma per umiliare la nostra cultura. Quindi il Cristo morto di Mantegna potrebbe prendere il posto del crocifisso e dare il senso di un valore universale, che anche per gli atei è valore artistico universale, come il Cristo nella Giudizio Universale di Michelangelo, che giapponesi, cinesi vanno a vedere, e noi dovremmo vergognarci di quello. Si vergognano loro di uccidere, si vergognano loro di avere un dio della morte. Loro si vergognano. E allora, questa è una delle fonti di un grande pittore libero, laico, ma che non temeva la verità della devozione e che appunto prende ispirazione anche nel divertimento di questa sua bella invenzione da Lorenzo Lotto. Ma guardiamo un altro dei pittori che influenzano, pittori cinquecenteschi, che influenzano il giovane Caravaggio quando si muove andando fino a Venezia, toccando Brescia, Bergamo, Cremona, e vediamo questo Moretto da Brescia, credo il pittore che gli è stato più utile per raccontare la verità delle cose anche di fronte a un tema religioso come questa Santa Giustina, con il simbolo dell'integrità che è l'unicorno, che come ogni santa in tutti i dipinti sta su un altare da sola o anche con un paesaggio, ma senza stalker. Per la prima volta nella pittura entra dentro uno che non c'entra niente.
dice, lei cosa fa qui? Lei lo guarda come la Pivetti guardava Scalfa, dice, scusi, dice, io sono qua, mi tocca. Dice, ma perché le tocca? Ho pagato. E allora l'introduzione del committente non è una figurina piccola, ma è uno gigantesco che sta in ginocchio e le tocca anche un po' il culo. Quindi, di fatto, lei lo guarda, scusi, cosa sta facendo? La denuncio. È di fatto la nascita del selfie, nasce così il selfie. Uno entra dentro e dice, scusa, c'entro anch'io, tu non c'entri un cazzo, no, entro anch'io. Ora, questo realismo assoluto di Moretto, in quella bella figura di quello che guarda, è proprio fondamentale per Caravaggio, tant'è che quando lo stesso pittore descrive in un meraviglioso ritratto un ragazzo di buona società, un figlio di papà, questo stronzo che vedete qua, che è il signor Casaresco, si vede uno 18 anni, vestito con l'ermellino, col damasco dietro, che è già stanco, non ha fatto un cazzo ma è già stanco, si appoggia alla sedia e per non farsi male al gomito mette due cuscini sotto il gomito, no? La testa è troppo, la testa vuota completamente, ed è il simbolo della malinconia, che nella grande pittura vede la mano, perché uno romanticamente guarda, lui no, proprio non vuole farsi male, poverino coglione com'è. Caravaggio se lo ricorda quando nel 1598 dipinge un altro dei suoi soggetti che non piacevano a Federico Borromeo, che erano fuori delle regole, che non erano educativi, che è i Bari. Certo, un soggetto come i Bari o la Buonaventura sono soggetti che non hanno nulla che sia di elevazione per i giovani, quindi si vede un giovinetto che è il fratello coglione di quell'altro, vestito sempre di velluto, con una piuma sulla testa, che gioca a carte, un furbacchione dietro gli guarda le carte e le comunica a quell'altro che sta tirando fuori la carta. È un soggetto meraviglioso di costume e di vita contemporanea, sono gli abiti del tempo, in cui si prende questo grullo e lo si rappresenta con la stessa aria da fesso che aveva quell'altro. È tutta materia che viene da quella realtà, così anche quando è pomposa, che Moretto ha messo in campo. Osservare che questo ragazzo vestito nell'abito giusto, che vedete qui del 1598, sembra di vedere Travaglio giovane. Non so perché. Capita di tutto nella pittura, vedremo anche altre cose. Ma per chiudere questo primo tempo e arrivare alle soglie del secolo nuovo, vediamo un altro capolavoro, un'opera meravigliosa, forse la più bella nel senso tradizionale, che è la Maddalena, anch'essa nella collezione, nella Galleria Doria Pamphili, dove vi è la fuga in Egitto, in cui la stessa modella fa la Madonna e qui fa invece la Maddalena. Che cos'è Maddalena? Maddalena è una ragazza così, insomma, di facili costumi, che la dà facilmente, che è diventata ricca, è piena di, come dire, peccati. Io tra l'altro sto preparando per Loreto il 3 settembre la vostra La Maddalena fra peccato e pentimento, ma tutte le Maddalene sono nell'atto di recitare la parte con gli occhi al cielo, con l'aspetto che con l'attesa che Dio le perdoni, intanto guardano il teschio per dire la morte, poi leggono un libro, insomma tutta una coreografia teatrale a cui forse si doveva accomodare anche questa ragazza del popolo che Caravaggio chiama. E per intanto in un cortile di un palazzo romano con un bellissimo pavimento di mattoni, e in cui entra, è importante vederla, quella lama di luce per far sentire che siamo in un pomeriggio d'estate, lei sta seduta su una sedia di paglia che non si vede, di quello a cui lei rinuncia si vede la traccia bellissima nella natura morta di perle, ori e unguenti, e quelli sono effettivamente i simboli, gli attributi, come si dice, della Maddalena. Ma il resto è meraviglioso, perché a un certo punto, mentre questa fa la parte di quella che infilzata aspetta il perdono, si stanca e si addormenta. Cosa fa Sgarbi? Brutta capra, svegliati! Lui no, non dice niente e le ruba il sonno. È la prima natura morta di ritratto che si possa concepire. Cioè lui dipinge una ragazza che non può essere colpevole o pentita, perché è semplicemente una ragazza del popolo stanca che si è addormentata. Le casca la testa sulla spalla, ha le braccia abbandonate, le mani senza forza, e lui riesce a sostituire il soggetto della Maddalena pentita in un soggetto di una ragazza tranquilla che si è addormentata. È meraviglioso, e rende poeticissima questa immagine, il sonno di Giovanna e non la penitenza della Maddalena. Davanti all'opera, certamente meravigliosa e armoniosa, il comitato dice, scusa, ma dov'è la Maddalena? E lui, che era un filone, mette una lacrimuccia che si vede malamente sul naso, come dire, eccola qui, sta piangendo un cazzo, è stanca e si è addormentata. E il pittore ha fatto diventare ancora una volta la realtà protagonista fotografandola.
non ha imposto la scena teatrale del pentimento e si è accontentato di qualcosa di molto più grande, di vedere le cose come sono. Questo è Caravaggio.